Dragan Travica è il nuovo palleggiatore della Chioene Padova. Classe 1986, l'alzatore ex Modena ha firmato un contratto biennale con la società bianconera. Insieme al presidente Fabio Cremonese, Dragan è stato accolto da Albino e Stefano Tonazzo nella sede del main sponsor Chioene. Il neopalleggiatore bianconero non nasconde di essere emozionato per il suo debutto con la maglia della città in cui è cresciuto. Beh, è un'emozione speciale perché Padova è la città in cui vivo, in cui sono cresciuto. Ho cominciato qui a giocare a pallavolo quando avevo 13 anni, quindi per me è un ritorno a casa, un ritorno alle origini, è una scelta sicuramente sportiva perché mi piace moltissimo il progetto che ha questa società che di anno in anno si dimostra di essere sempre più solida. C'è grande passione, questo lo sapevo quando asciugavo i campi della prima squadra quando ero un giovinastro ed è anche una scelta di vita perché insomma tornare a casa è sempre un qualcosa che va anche oltre lo sport. Presidente Fabio Cremonese, con Dragan si mette un altro tassello importante per la prossima Chioene Padova. Che tipo di campionato spetterà alla squadra bianconera? Beh, questo è il primo passo, come avevamo già annunciato, per fare un campionato serio e crescere. Sicuramente con Travizza al nostro fianco, io credo che daremo dimostrazione di quello che possiamo fare sicuramente sia come abbiamo sempre fatto dentro in campo con i nostri ragazzi e fuori dal campo la società di cosa, come sta lavorando per poter fare in maniera che il nostro pubblico sia sempre più felice e contenta di quello che stiamo facendo. Dragan, un ricordo delle partite a Padova, anzi possiamo dirlo, il tuo esordio è stato proprio contro Padova. Bravo, infatti mi hai anticipato. Io ho fatto l'esordio in Serie A nel 2004, l'11 gennaio, proprio qui a Padova, giocavo a Modena. E Lorenzetti mi buttò nella mischia, mi ricordo che ho fatto due battute. E poi sono uscito perché ho sbagliato la battuta, però ricordo che non succede nulla per caso, Il tuo obiettivo per questa stagione? no? Beh, è un obiettivo ambizioso, nel senso che questa squadra voglio che finisca i playoff, che arrivi ai playoff anzi, e che poi insomma l'appetito viene mangiando e si dovrà trovare la giusta sincronizzazione nel gruppo, con lo staff, con l'ambiente, con l'atmosfera. È uno sport di gruppo la pallavolo, quindi è difficile dirlo adesso, però credo che ci debba essere tanto impegno, ci debba essere tanta passione, tanto sacrificio e se tutti lo abbiamo, credo che questa società, questa squadra possa divertirsi tanto. L'obiettivo è di sudare tanto, di fare meglio dell'anno scorso e cercare di giocare più partite possibili contro le squadre più forti.